Allora, Giuseppe Zampano 4-0 contro il Golfo Pro Recco, una vittoria meritata, legittimata in ogni momento della gara, preparata davvero bene, che avete condotto dal primo all'ultimo minuto con grande attenzione, qualità e spirito di sacrificio. Abbiamo visto una squadra combattere anche a risultato ormai acquisito, sinonimo di uno spirito di un gruppo che si sta creando sempre di più. Certo, era una partita fondamentale, abbiamo parlato di settimana con i ragazzi, venivamo da settimane difficili perché comunque la società ha investito tanto, è una piazza importante e quindi come squadra comunque veniamo, ripeto, da settimane un po' difficili, però settimane ci siamo riuniti e penso che abbiamo veramente dei giocatori importanti con le palle. Noi pensiamo sinceramente a ogni settimana ad allenarci, a dare il meglio di noi stessi. Comunque, se abbiamo dei giocatori come abbiamo, soprattutto uomini, riusciamo da questa situazione. Penso che questa partita è stata l'emblema comunque di una squadra forte che vuole arrivare dove penso che arriverà. Banale dirlo, adesso occorre trovare quella continuità che nelle prime giornate è venuta a mancare, soprattutto in trasferta, per una squadra che ambisce comunque a un certo tipo di campionato, aumentare anche i punti lontano dal proprio fortino di casa è sicuramente importante. Certo, infatti come ho detto prima è una partita fondamentale, ci serve comunque direzione per queste settimane, ora siamo carichissimi, faremo una settimana ancora meglio per preparare la partita di domenica contro il Baiardo e ci siamo tutti, questo è l'importante. Le tue sensazioni personali di queste prime settimane vissute qui a Celle? Sono contentissimo, sono venuto qua super motivato, quando sposo un progetto comunque do tutto me stesso. Sono contento, è un gruppo fantastico, mi hanno accolto benissimo dalla presidente, dal direttore, siamo tutte gente che ha voglia di migliorare e sono contento e sono molto qua comunque per arrivare nelle zone alte della classifica, penso che questa vittoria ci darà morale e carica soprattutto.